un'altra domanda sull'attacco imminente contro Hamas da parte dell'esercito israeliano. Certo, lo scopo di tutta questa guerra è di distruggere Hamas. Per distruggerla non è sufficiente veramente questi bombardamenti aerei, perché Israele, con tutta la forza militare che loro hanno, non stanno distruggendo che le case civili sotto la testa dei civili, e stanno aprendo corridoi, che quello che loro chiamano zone di fuoco dentro le città, per fare entrare i carri armati, perché i militanti di Hamas si trovano dentro le città e sotto Gaza, perché c'è Gaza sotto Gaza. Dunque, continuando a bombardare dal cielo vuol dire continuare a distruggere, ma perciò l'esercito israeliano ha preparato 200.000 soldati nei carri armati che circondano tutta Gaza, anche dal mare, e aspettano lì l'ordine di entrare, e tardano questo ingresso per tante ragioni. La prima è la pressione americana, perché hanno paura che entrano dentro in una trappola, perché ci sono questi ostaggi israeliani dentro di Gaza, perché non sanno che cosa Hamas ha preparato per loro dentro. Questi ultimi tre giorni un carro armato con due bulldozer sono entrati alcuni metri e erano distrutti subito. Questo vuol dire che Hamas aveva già previsto, e al contrario stanno aspettando loro di entrare, e allora in questo caso tutta la paura di tutti, degli israeliani, degli americani, del mondo, che Gaza sarà una trappola, sarà una macerie di distruzione di tutti questi carri armati con tutti questi soldati. Dunque anche Mr. Netanyahu stesso sta esitando, ma secondo tutti questo è molto 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 pericoloso.